tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video di One Piece. Oggi vi porto le predizioni del capitolo 1110, un capitolo che nonostante il primo dopo la pausa, credo sia molto promettente. Ti invito ad iscriverti e mettere like se il mio contenuto ti piace, in modo che tu possa rimanere aggiornato per futuri video. Abbiamo anche un gruppo Telegram per appassionati che vogliono scambiare pareri, condividere idee e teorie. Tutto ciò lo trovate giù in descrizione. Detto ciò, cominciamo! Nel capitolo precedente ci aspettavamo tutti le rivelazioni del nonno Punk, ma Oda ancora una volta ci ha scammato scegliendo una via più lunga e più caotica. Ma ora vi faccio questa domanda: secondo voi il grande incidente di Egghead che lascerà il mondo sotto shock saranno soltanto le rivelazioni del nonno Punk, oppure ci sarà qualcos'altro che coinvolgerà gli astri di saggezza? Il mondo attualmente ha 9 minuti ancora prima che Vegapunk inizi a rivelare dei segreti, come se non ci fosse un domani, e il Gorosei è stato più che fortunato che lui abbia dato questo limite di tempo. Ora gli anziani sono arrivati a Deadhead con un solo obiettivo: fermare quel messaggio. Attualmente Luffy è in pericolo, ma la vera domanda è di quanto? Considero che un 5 contro 1 sia una cosa improbabile. Questi anziani conoscono bene le capacità della Ito Ito no Mi, definendolo il potere più bizzarro al mondo, e sanno che Luffy non è una persona qualunque. Loro probabilmente sanno che è la reincarnazione di Joy Boy e sono testimoni di veri e propri miracoli che lui è riuscito a compiere, come sfidare il governo mondiale in diverse occasioni, come a Dennis Lobby riuscendo a sopravvivere ad una Buster Call o colpendo ad un drago celeste tra i molti altri, essendo persino un D. Questi anziani conoscono molto bene la minaccia che rappresenta, ma in questo momento il messaggio di Vegapunk rappresenta una minaccia ancora più grande. Infatti nel capitolo 144 possiamo vedere come Saturn ragiona e come per lui eliminare la preoccupazione più grande alla precedenza. Non ho nessun dubbio che il governo mondiale prenderà di mira Luffy, ma non in questo momento. Quindi cosa potrebbe capitare? Sicuramente vedremo come Luffy e compagnia cercherà di fermare il Gorosei, che prenderà di mira la Punk Records, poiché per loro è quello il luogo dove si sta trasmettendo il messaggio. Ma ci riusciranno? Beh, sicuramente non nel prossimo capitolo, poiché una cosa è poco ma sicura: questi 9 minuti saranno lunghi in questione di capitoli. Quindi nel prossimo capitolo, se il nostro maestro Oda è buono, vedremo ciò che succederà nei prossimi 1 o massimo 2 minuti. In questo lasso di tempo probabilmente vedremo la presentazione dei poteri degli altri 4 membri del Gorosei, anche se viene naturale pensare che questi useranno il 100% delle loro forze. Ritengo possibile che però ci presenteranno le loro forme ibride. Non conosciamo i limiti dei loro poteri, quindi penso che il loro potere man mano crescerà in base ai minuti restanti prima che il messaggio del nonno Punk inizi. Non sappiamo nemmeno quanto sia stato stancante per loro teletrasportarsi da Marigioa, e credo che saranno molto cautelosi, non sottovalutando l'avversario e avendo un piano di fuga nel caso le cose non dovrebbero andare come volevano. Probabilmente tutto il Gorosei proverà a distruggere la Punk Records, ma Luffy proverà a fermarli, costringendo al Gorosei a fare un cambio di strategia, magari dividendosi. Ma in quanti eventualmente rimanerebbero ad affrontare Luffy? Questo dipende dai rinforzi che arriveranno. Ricordiamo che Sanji è nelle vicinanze e probabilmente andrà ad aiutare il suo capitano, ma sarà l'unico? Non penso proprio. In questo minuto vedremo come arrivano Dory e Broggy. Ricordiamo che nel capitolo scorso abbiamo visto come il gruppo di Franky è arrivato alla nave dei giganti. Questo potrebbe considerarsi una sorta di indice che Dory e Broggy arriveranno a momenti, poiché questi due gruppi sono partiti contemporaneamente e si sono incontrati a metà strada. Ma anche con l'arrivo di questi due giganti penso non sia abbastanza. Forse arriverà qualcun altro in soccorso del nostro imperatore? Probabilmente sì, e questo è il nostro robottone, ma il vero dubbio è se lo farà nella prossima puntata, poiché dirlo è un gioco d'azzardo. Non sappiamo i ritmi che Oda implementerà in questi 9 minuti. Ora, secondo voi quale altro personaggio potrebbe arrivare a Deadhead? Ci sono teorie che dicono che Dragon potrebbe arrivare, ma personalmente ritengo che questo sia una cosa improbabile, poiché abbiamo visto che Kuma con il suo potere ci ha messo un giorno per arrivare da Kamabaka a Deadhead, essendo questo uno dei
poteri più veloci nel mondo di One Piece. C'è però una remota possibilità che questo sia possibile, o attraverso un potere sconosciuto che permetta a Dragon di arrivare lì, oppure c'è anche un'altra possibilità altrettanto difficile, che Dragon possa arrivare magari attraverso qualche invento di Vegapunk che permette di teletrasportarsi sull'isola. Ricordiamo che è un genio e che questo aveva avvertito Dragon della sua imminente morte, quindi non sarebbe folle che Oda decida di stupirci con una roba simile, anche se, come ho detto in precedenza, mi sembra improbabile per non dire impossibile. Un'altra possibilità è che arrivino i pirati del Rosso, ma ripeto, è una possibilità. Ricordiamo che questi pirati si trovavano insieme a Dory e Broggy, quindi in questione di vicinanza è possibile, poiché questi giganti sono arrivati velocemente per la corta distanza fra Elbaf e l'isola del futuro, ed essendo che la nave di giganti è più veloce della nave del Rosso, potrebbero in seguito arrivare anche loro, ma in qualità di cosa? Alleati o nemici? A voi la risposta. Ora passiamo invece ad un punto molto importante riguardo Zoro. Come abbiamo visto nelle puntate precedenti, Zoro ci ha fatto capire che è lui a decidere l'esito della battaglia contro Lucci. Questo non penso sia un bluff, ma bensì un'affermazione. È probabile che Zoro si ritroverà in una nuova situazione di pericolo, ma non contro Lucci, ma bensì contro un membro del Gorosei. Ricordiamo che il prossimo capitolo sarà il 1111 e secondo me questo capitolo sarà incentrato su Zoro, poiché questo va a coincidere con la sua ricompensa e anche con la sua data di nascita, essendo questo un 11 novembre. Oda molto spesso fa questi tipi di sincronismi, e stesso nel capitolo precedente ha fatto un sincronismo che ha lasciato più di uno con la bocca aperta. Infatti, nell'ultima scena del capitolo 1109 abbiamo potuto notare come Oda aveva pianificato da tanto l'evocazione del Gorosei ad Egghead con la frase "i pianeti si stanno allineando", facendo riferimento ad un evento astronomico chiamato parata planetaria e che consiste nell'allineamento di pianeti, e la prossima parata planetaria sarà il 4 aprile. Questo per far capire il sincronismo che il maestro Oda è solito a fare. Quindi Zoro, se dovesse avere mai un ruolo importante nel capitolo 1111, questo capitolo probabilmente sarà un preparativo. Magari vedremo la sconfitta di Lucci in questo capitolo per poi introdurci nel prossimo con la più grande sfida di Zoro mai avuta fino ad ora, ovvero l'affrontare un membro del Gorosei. Ricordiamo che Zoro si trova vicino alla Punk Records e quindi è probabile che si ritrovi un astro di saggezza che punterà proprio alla Punk Records, ma qui sarà compito suo fermarlo insieme a Jinbe che sta andando verso Zoro. Ma se dovesse succedere questo, quale astro combatterà contro Zoro? Personalmente credo che sarà Venere o Nusjuro, dove finalmente potremmo vedere il nostro spadaccino contro un altro spadaccino in possesso di quella che è molto probabilmente una spada di rango Saijo o Wasamono, ovvero il rango più alto e forte che una spada possa avere, essendo questa la quinta delle 12 presentate fino ad ora, e lasciando così le basi di quello che potrebbe essere il capitolo 1111. Ma insomma, sono tutte supposizioni e non ci resta altro che attendere un altro po' per avere delle risposte. Spero che questo contenuto ti sia piaciuto e ti ringrazio per essere arrivato a questo punto del video. Un grande saluto e alla prossima!